Benvenuti alla quinta puntata di borsaindiretta.tv. La seduta odierna l'abbiamo dedicata agli aumenti di capitale e alle numerose IPO che sono in corso a Piazza Affari. Dunque, la domanda che ci stiamo ponendo è: sono tutti in cerca di denaro a Piazza Affari? Con noi in collegamento quest'oggi abbiamo degli ottimi trader, il primo dei quali è Arduino Schenato. Ciao Arduino, ci senti? Sì, assolutamente sì, buongiorno a tutti. Allora, cosa ci dici? Com'è il clima a Piazza Affari? Qual è stata la tua migliore operazione della scorsa settimana? Ma guarda, tra le varie operazioni che ho fatto settimana scorsa, devo dire la verità, sul mercato italiano non ho operato tantissimo, quindi non ho fatto molte operazioni nostrane. Devo dire che però ho fatto sul mercato azionario una bella operazione sull'indice svizzero, lo SMI, che non so se tecnicamente si può andare a vedere. Sì, il guarda, grafico. Sto giusto andando a recuperare io il grafico in questo momento, solo un secondo. Sì, io tendenzialmente da trader lavoro su una watch list di parecchi strumenti, su parecchi indici, quindi l'indice svizzero è un indice che mi piace molto perché non segue perfettamente quello che seguono gli altri indici e quindi diventa per me anche una diversificazione di trading, ovviamente lavorando nel brevissimo termine, quindi si parla di operazioni non sicuramente da cassettista ma proprio da trader, quindi di qualche giorno, a volte anche qualche ora. Ma dunque, qual è il tuo scenario di base sullo SMI? Cioè, più che altro vedo adesso, io sto guardando il grafico giornaliero, ok? Certo, sì, corretto. Vedo che ha dato un'ottima indicazione d'acquisto comunque il 14 di maggio. In particolar modo, anche a casa possono vedere come in quel giorno il titolo, il paniere ha oltrepassato al rialzo un livello resistenziale molto importante posto in area 8.545 punti. Molto bello, sì. A tuo avviso adesso continua a regnare e a dominare quel segnale d'acquisto, dunque eventuali correzioni sono occasioni d'acquisto oppure vi potrebbe essere una correzione o un ritracciamento più marcato? No, guarda, ti dico, la vision è quella già odierna, quindi ti do già uno spunto tra virgolette operativo molto veloce e rapido, diciamo, che è questo: se tra oggi e domani il mercato dovesse chiudere al di sopra degli 8.680 punti, già lì per me si mantiene lo scenario rialzista, si mantiene una tendenza interessante bullish, perché il mercato tiene la media mobile di breve periodo, tiene i supporti posti a 8.600-8.610, che poi è l'area che io ho acquistato la settimana scorsa, dove il mercato aveva fatto un doppio minimo in trend con un segnale bullish che mi ha fatto acquistare in area 8.682 e che poi è stato seguito minimo della settimana scorsa 8.606 registrato. Bravissimo, proprio lì, io quel giorno lì, che poi è stato il 6 giugno, sto guardando anch'io il grafico, il giorno successivo, il breakout del massimo precedente mi ha fatto entrare a mercato, avevo anche uno stop abbastanza stretto, mi ha fatto entrare a mercato. Il giorno stesso poi mi si è chiusa l'operazione, cioè non mi si è chiusa l'operazione, avevo l'operazione, era circa break even, il giorno successivo ha fatto il forte balzo e io ovviamente durante la giornata l'ho seguita con un movimento di stop trailing, diciamo dei profitti, e quindi mi sono praticamente preso quasi tutto il movimento. Per questo ti dico è stata l'operazione più bella della settimana. Ne ho fatte altre interessanti, ma questa Arduino, devo dire che è stata quella che come rapporto tra il rischio preso e il beneficio è stata la migliore. E ti dico comunque che l'indice SMI, io ho un indice che faccio molto, mi piace molto perché dà queste forti, interessanti aumenti di volatilità e soprattutto, ripeto, li dà sfasati da quello che è solitamente gli indici soliti, quindi magari un Eurostox, un DAX, piuttosto che gli indici americani, Dow Arduino. Jones, S&P. È abbastanza scorrelato e questo secondo me è interessante in ottica di trading. Arduino, ho due domande, o meglio, una considerazione e una domanda. La considerazione è impressionante la spike che ha lasciato in eredità la seduta del 13 di giugno, veramente profonda l'ombra della candela. Io appunto sto vedendo il grafico giornaliero e è molto interessante vedere la profondità della candela. Bravo, questo è quello che io chiamo triplo minimo in trend, per ora.
Perfetto. La seconda, che in realtà è la domanda in sé, hai menzionato come livello da monitorare gli 8.680 punti. Da Sì. dove hai estrapolato esattamente il livello? Ossia, adesso stavamo andando a vedere, noi sul Daily Chart abbiamo come media mobile di breve una media settata a 14 periodi. Attualmente passa in area 8.665-8.666. Sì. La base della candela di cui è partito il balzo del 10 giugno era il minimo 8.673. Ecco, la domanda è, gli 8.680 da dove li hai estrapolati? Qual è l'indicatore che ti ha fatto scattare quel valore di prezzo? Allora, intanto sicuramente la tenuta del minimo di venerdì, uno. Secondo, il rialzo di questo livello sarebbe maggiore al massimo di venerdì e sarebbe la tenuta della media mobile esponenziale a 21 periodi, che è Ah, l'unico indicatore che utilizzo per fare trading di ok. breve termine e che mi dà, diciamo, una sorta di termometro per operazioni long e short, una sorta di, diciamo, spartiacque tra andare lungo e andare corto. Essendo io praticamente un trend follower, difficilmente vado contro il trend. Avere una chiusura al di sopra del massimo di venerdì e al di sopra, quindi che tiene la media mobile al di sopra, questo per me diventa un rafforzativo del fatto che la rottura di quel livello possa per me essere un segnale bullish di brevissimo, ovviamente. Si parla sempre di Arduino, operazioni di breve. che ne dici di venire a casa nostra? Andiamo a vederci qualcosa magari sul FTSE MIB, visto che stiamo parlando di indici. Abbiamo visto come anche sul forum di Finanza Online, a un recente quesito, un recente sondaggio, appunto gli utenti di Finanza Online hanno evidenziato come il FTSE MIB sia il paniere che a loro avviso ha le migliori prospettive tecniche. Come la vedi tu l'impostazione? Se vuoi dividere fra proprio il brevissimo termine e il medio termine a tuo piacimento, qualche indicazione, qualche livello operativo sul FTSE MIB, livelli che stai ovviamente monitorando tu stesso. Beh, già il livello dove è adesso è interessante. Allora, io sinceramente ti dico la verità, pensavo prima della giornata di venerdì alla possibilità che il mercato italiano potesse avere un ritracciamento più importante, leggermente più importante. Dopo la candela di venerdì, comunque lo scenario che ha fatto nelle ultime 2 settimane, rappresenta per me una possibilità long che non è ancora scattata, perché scatterebbe intorno ai 22.260 punti al rialzo, ok? Quindi Sopra i massimi di oggi, di fatto. sopra i massimi di venerdì anche. Esatto, perché è proprio 22.225,56 i massimi. Sì, questa è una strategia molto classica che poi è una strategia di trading famosissima che si può trovare, no, nel libro Master Trader, non so se lo conosci, no? Quel key buy, key sell molto semplice, praticamente un swing trading di seguire il mercato. E qui il mercato ha formato proprio dei massimi minimi decrescenti in un bel trend che ha rotto tra l'altro le resistenze a 22.000, le ha riprese, è andato a riprendere quel livello di resistenza che poi diventa il supporto, tant'è che Testa il cambio venerdì. di stato, anche si chiama. Bravissimo, bravissimo, proprio così. Tant'è che venerdì noi abbiamo visto anche l'approccio al ribasso, quindi la falsa rottura dei 22 per poi riprendere al rialzo. Quindi per me questa mattina, e ancora ce l'ho dentro, ce l'ho ancora in piattaforma, un ordine long sulla rottura del massimo venerdì era assolutamente un bell'ordine. Fatto sta che Arduino. oggi, scusa, il mercato non ancora, anzi, ha continuato il ribasso, quindi a me non è scattato l'ordine. Io non amo, essendo proprio un trader, non amo fare previsioni come tu ben sai, ma amo lavorare per dati di fatto. Il mercato Esatto. non ha rotto il massimo, quindi ad oggi non è successo per me nulla di eclatante. È vero che oggi però il mercato ha formato una candela inside, cioè una candela che sta all'interno del range precedente. È vero che è una candela ribassista rispetto a venerdì, però per me rimane intatto l'ordine, cioè essendo una candela inside, se domani comunque il mercato svolta e rompe il massimo di venerdì, per me rimane attivo la possibilità di rivedere un nuovo balzo, questo sì. Perfetto, peraltro guarda, prima si parlava proprio di medie mobili, in questo caso la media mobile esponenziale che usiamo sul grafico daily a 14 periodi è fatta proprio da base ai minimi dello scorso venerdì e ai minimi odierni. Corretto. Detto questo, Sì. che ne dici di passare invece a singoli titoli Piazza Affari? Qual è un bel titolo impostato tecnicamente a tuo avviso? Io parlo sempre, ripeto, in ottica di breve termine, ok?
quindi breve, non sto parlando da qui a 10 giorni, ma anche di qualche giorno. 3-4 sedute indicativamente, da quanto sì, abbiamo capito la tua operatività. Proprio trading, certo. Allora, guarda, io c'ho qualcosina qui che vorrei farti vedere. Allora, aspetta che prendo il grafico. Abbiamo in portafoglio, c'ho due cose, in Italia c'ho Enel. Aspetta che vado a prendere il grafico di Enel, dammi solo un secondo. Sì. Che così lo vediamo anche da casa. Perfetto. Che è molto interessante perché sempre ovviamente interessante long o short? Questa long, la... long, long, long. Long, strategia ovviamente per cercare un impulso di volatilità, quindi un impulso rialzista direzionale. Io sono quel tipo di trader che pensa che le resistenze servono per essere rotte e i supporti pure, quindi lavoro molto in ottica di continuazione di trend. Il mercato, bene o male, qua ha sfondato al rialzo, ha fatto un brevissimo ritracciamento di due candele ribassiste per poi ripartire con una falsa rottura al rialzo, quindi stamattina mi è entrato l'ordine, adesso sono leggermente a profitto, ma proprio a che prezzo ti è entrato l'ordine? A che prezzo? Sì. Sono a 4,35,8. Beh, dai, comunque adesso 4,36,6. Sì, siamo leggermente lì. Fatto sta che comunque il mio trailing stop scatterà solamente quando il mercato toccherà i 4,41, che è vicino al massimo precedente, circa lì. E dai 4,41 in poi inizierò a seguirlo in trailing e vediamo cosa fare. Insomma, quindi io mi aspetto un movimento di volatilità. Poi il bello è che comunque oggi il mercato italiano scendeva e Enel ha tenuto, quindi se il mercato dovesse leggermente riprendere è molto probabile che anche Enel abbia uno sbalzo più forte. Beh, no? Vi sono anche degli elementi di carattere fondamentale. So che tu non preferisci farti influenzare nell'operatività di trading dalle notizie e quant'altro, tuttavia una cosa che notavo è proprio la sovraperformance di Enel rispetto al FTSE MIB nelle ultime sedute. È legata, certo, anche al fatto che in Spagna sembra che il governo sia intenzionato a ridurre la tassazione sulle imprese di 5 punti percentuali nell'arco del prossimo biennio. Sappiamo tutti che Enel controlla di fatto Endesa, più che di fatto Enel controlla Endesa, e dunque questo è un elemento che traina anche le quotazioni dell'ex monopolista. Certo, certo. Ma allora abbiamo detto, dopo i 4,41 inizi a mettere un trailing stop alla tua strategia. Sì. Ma il tuo target, la tua ambizione reale è portarlo dove? Quale prezzo? Allora, per il tipo di strategia che sto utilizzando per questo titolo, realmente non ho un target, ma ho esclusivamente sul grafico, vorrei che tu vedessi il mio grafico, ho esclusivamente posizionato delle linee orizzontali che mi indicano gli spostamenti che devo fare, quindi ho già tutto settato ovviamente. La strategia di gestione dell'operazione è matematica, quindi a seconda del prezzo che cosa mi farà io sposterò il mio stop a profitto già sapendo dove andrà a essere spostato, quindi non ho un target. In questo caso voglio un'esplosione, potrei dirti che il target potrebbe essere la traslazione del movimento precedente di volatilità, quindi se io vado a prendere il movimento precedente che va circa dal minimo di 4,12 e me lo porto sopra dal minimo precedente, io spesso faccio così, ti posso dire che l'obiettivo potrebbe essere i 4,6. Ah, ok, ho capito quale movimento dici, quello a cavallo fra il 2 di giugno e appunto i massimi. Bravissimo, in area, bravissimo. In area 4,42 del 11, dunque un 30 centesimi, il tuo target è intorno ai 4,65 di fatto. Circa 4,60, ovvio però che non mi fermerò là, probabilmente il mercato mi butterà fuori prima, può essere, può anche non essere, mi sono successe dei bei colpi di fulmine utilizzando questa strategia, la uso proprio quando il mercato è in forte direzionalità, dove andare a mettere un target a volte controproducente, e quindi cerco di fare un po' come un maratoneta che segue il prezzo, e se quando il prezzo arriva fino al traguardo poi torna indietro, io mi fermo quasi al traguardo, non arriverò mai a quanto arriva lui, ma cerco di arrivare più vicino possibile. Arduino. Quindi cercherò di utilizzare questa strategia in questa azione qui, perché ha le caratteristiche per poterlo fare secondo il mio punto di vista e le mie strategie. Arduino, guarda, voglio interromperti e porgerti una domanda che ci ha posto Ale65 scrivendo sul sito www.borsaindiretta.tv, appunto ha inviato una domanda, sì, sulle Unipol privilegiate. In particolar modo la domanda di Ale65 è:
Unipol privilegiati, dopo aver superato i 5 euro, è tornata sotto i 4 euro, per poi ristabilizzarsi sui 4,10-4,20. Quali sviluppi potrebbe avere il titolo in borsa nel breve e nel medio termine a livello grafico? Ma allora io adesso sto guardando il grafico settimanale e a vederla così, credo che non sia più in questo momento già un titolo da tenere in portafoglio long, perché a mio parere oggi potrebbe essere scattato proprio un segnale di trading short. Proprio oggi, Quindi, dici, guarda, un secondo, in attesa che recuperiamo il grafico, magari dici qualche livello particolarmente interessante, appunto. ma il fatto che quest'oggi comunque il mercato sia stato debole e abbia comunque chiuso debole, secondo me è assolutamente un punto da tenere monitorato. Quindi assolutamente, cioè non vedo in questo momento una struttura rialzista. Cioè, se mettiamo, cioè, la struttura rialzista di medio periodo c'è, ma se il trade della persona che ha telefonato è una negoziazione di stampo abbastanza veloce, vedo il mercato che può andare al ribasso anche fino area 3,35, che Posso sono. farti una domanda? Adesso io Sì. sto guardando anche da casa, probabilmente stanno vedendo il grafico giornaliero. A tuo avviso, Sì. no, non c'è un'enorme testa e spalle? Guarda, non so se tu vedi da casa, ma guarda i minimi di inizio marzo. Prima Sì. la spalla sinistra, la testa che culmina proprio con i top del 31 di marzo. Poi la spalla destra che inizia dai minimi del 15 di aprile, arriva fino appunto ai top del 24 di aprile, rottura, un po' di fase di congestione, rottura decisa, Ritrattamento? Sì. rottura, sostanzialmente un pullback che tra l'altro trova la media mobile a fare da barriera particolarmente efficace, anche la soglia psicologica di 4,40, adesso vediamo proprio negli ultimi giorni un nuovo ritracciamento. Vediamo giusto per vedere Sì. dove proietterebbe il titolo questo testa e spalle, adesso andiamo a vederlo. Scusa, ho sbagliato, estensione. Probabilmente dove dico io, forse, sai? Guarda, l'ha fatta la precisione, 3,83,40 dava come estensione, il minimo del 22 di maggio fu a 3,80 e 40 euro per azione. Sì, infatti io vedrei proprio il livello successivo di supporto statico in area 3,67 circa, Sì, 3,62, che è quello che 3,67. Vedevo io, non in ottica proprio di testa e spalle, ma guardando il grafico settimanale, facendo sempre una proiezione dai top che sono stati fatti intorno a fine marzo. Se tu vai a vedere tutto il movimento direzionale ribassista, il breve ritracciamento. Ah, tu applichi la strategia e misuro l'estensione della gamba dal punto di massimo del ritracciamento, l'estendo nuovamente a ribasso. Sì, io solitamente faccio così, proprio in ottica di price action, faccio così, non uso molto il testa e spalle e queste figure tecniche molto importanti e molto utilizzate. Io non le utilizzo molto, utilizzo magari qualcosa di un po' più sempliciotto, tra virgolette, ma spesso dà delle, soprattutto sulle prime due gambe, dà degli ottimi risultati, tendenzialmente è valida la cosa. Ovviamente poi si Perfetto. cerca sempre di gestire in trailing, quindi oggi, per dire, guardando anche il grafico proprio settimanale, perché mi piace di più in questo momento guardare questo, visto che oggi è lunedì, e mi piace a lunedì guardare ancora il settimanale per capire un attimo cosa è successo dal settimanale, poi andare al daily. Vedo proprio questa la settimana scorsa che ha proprio fatto falsa rottura, no? Ha come confermato il fatto che questo mercato adesso è pronto per una movimento ribassista. E quindi per Perfetto, chi è long Arduino. oggi non resterei long io, ecco, tutto qui. Ottimo, dunque abbiamo risposto anche alla domanda di Ale 65, prospettive di breve non positive per Arduino Schenato, ci cioè ha motivato perché le prospettive non siano per l'appunto Anzi, positive. anzi, scusa. Target 4, area 3,65 euro per azione. Dunque Ale 65, questa è la risposta di Schenato. E Grazie si mille potrebbe, e si potrebbe. Arduino, è stato un piacere averti con noi anche oggi e alla prossima volta. Ciao. Grazie a voi e salve a tutti. Ciao a tutti, grazie. Bene, continuiamo la trasmissione. Come potete vedere, anche quest'oggi abbiamo ospite con noi Nevia Gregorini, responsabile marketing e public distribution di BNP Paribas. Per
Tutti si aspettano in questo caso che io dica buongiorno Nevia, stupirò tutti dicendo buonasera Nevia. Buonasera. Buonasera. Allora, andiamo e ritorniamo a parlare della trasmissione. Dunque, aumenti di capitale e IPO, vediamo la pillola preparata per noi da Alberto Bolis della redazione di Finanza Online. La voglia di IPO sale anche a Piazza Affari. Di fronte alla corsa dei mercati azionari, le società sono tornate a sognare la quotazione. E nel 2014 sbarcheranno a Piazza Affari Fincantieri, Fineco Bank del gruppo Unicredit e Poste Italiane. Per l'IPO del gruppo di cantieristica navale di Trieste è tutto pronto. Oggi il top management della società ha svelato alla comunità finanziaria e alla stampa i dettagli dell'operazione. Fincantieri è stata valutata fino a 1,24 miliardi, con una forchetta di prezzo compresa tra 78 centesimi e 1 euro. L'offerta pubblica, iniziata oggi, si concluderà il prossimo 27 giugno. E in occasione della presentazione, Palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa Italiana, ha assunto strane sembianze. Dallo storico palazzo sbuca la prua di una nave. Domani verrà presentato ufficialmente al mercato anche l'operazione Fineco Bank. Le azioni della banca multicanale di Unicredit, che mette in vendita circa il 30% del capitale, verranno offerte a un prezzo compreso tra 3,5 e 4,4 euro. Entro l'anno dovrebbe avvenire anche l'atteso sbarco di Poste Italiane a Piazza Affari. L'amministratore delegato Francesco Caio di recente ha dichiarato che è stata completata la scelta degli advisor ed è stato creato un team che coordinerà le attività da ultimare prima della quotazione. E con le aziende sempre più a caccia di denaro, un'alternativa valida per recuperare capitali è rappresentato dall'AIM, il mercato italiano dedicato alle piccole e medie imprese. Dopo un 2013 ricco di sbarchi, dall'inizio dell'anno già 9 società si sono quotate sull'AIM e altre ne sono previste per il resto dell'anno. Eccoci. Dunque, stavamo proprio dicendo come con questi mini future presi da RBS voi siete riusciti a ampliare ulteriormente la gamma dei prodotti a leva. Sì, diciamo che BNP Paribas è leader nei prodotti a leva in, diciamo sicuramente in Europa, ma è presente in molti paesi del mondo. In Italia è partita tardi, è partita circa un anno fa, però diciamo stiamo recuperando velocemente i gap, appunto abbiamo lanciato prima i leva fissa, poi turbo e adesso con questa diciamo acquisizione di mini future di RBS l'intenzione è proprio quella di ampliare la gamma, per cui il mio consiglio per gli investitori in prodotti RBS è quello di iscriversi alle nostre newsletter, in particolare alla Borsa in Diretta e alle Opportunità in Borsa, per essere proprio aggiornati della gamma dei prodotti che emetteremo a breve. Peraltro, guardando il vostro sito, questa settimana ho notato un'ulteriore novità, avete portato a 2 decimali la leva. Prima indicavate la leva solamente come il numero normale, quindi 7, adesso non so, per esempio è 7,25, avete aggiunto proprio i 2 decimali, a questo punto la precisione è totale. Esatto, sì, questo noi siamo molto attenti a tutti i suggerimenti che ci vengono dagli investitori, e da questo punto di vista io invito tutto anche a chiamarci al nostro numero verde. Magari se ce lo puoi dire direttamente. Sì, assolutamente, il numero verde è 892 40 43 e diciamo ogni suggerimento, è, ad esempio uno di questi è quello che appunto citi tu in riferimento ai decimali, viene diciamo fatto nostro se possibile proprio per migliorare sempre di più la gamma dei servizi e dei prodotti. Tra l'altro in questo momento approfitto per ringraziare, per diciamo, ricordarlo, c'è in corso un concorso che finisce il 20 di giugno che ha proprio l'obiettivo di raccogliere informazioni sugli investitori, in che cosa diciamo, preferiscono investire, quali sottostanti. Proprio per fare un prodotto tagliato su misura. Proprio per pensare al prossimo prodotto. Perfetto. E intanto direi di andare a vedere la pillola sugli appuntamenti macroeconomici che ci attendono questa settimana, pillola realizzata da Valeria Panigada della redazione di Finanza Online. Settimana con diversi dati macro in uscita nell'Eurozona, anche se l'attenzione degli investitori sarà focalizzata sulla riunione della Federal Reserve. La Banca Centrale Americana si riunirà già da martedì per decidere la sua politica monetaria, che verrà annunciata mercoledì.
All'annuncio seguirà la conferenza stampa del presidente della Fed, Janet Yellen. Gli analisti si aspettano che la Fed prosegua il suo piano di riduzione degli acquisti di asset per ulteriori 10 miliardi di dollari, portando così a 35 miliardi l'ammontare complessivo degli acquisti. Ci sarà da capire invece quando arriverà il primo rialzo dei tassi. Qualche indicazione potrebbe arrivare dalle parole della Yellen, ma anche dal dato sull'inflazione americana che verrà pubblicato martedì. Se questo salirà all'1,90%, così come atteso dal mercato, avvicinandosi al target fissato al 2%, potrebbe avvicinarsi il momento in cui la Fed aumenterà il costo del denaro. Stati Uniti a parte, nell'Eurozona sarà da monitorare l'indice ZEV di giugno, che misura la fiducia degli investitori tedeschi. Importante sarà anche seguire la riunione dell'Eurogruppo in vista del Consiglio europeo di fine mese. Tra i temi sul tavolo, l'unione bancaria farà da padrone, ma non mancherà nemmeno la crisi ucraina dopo il mancato accordo con la Russia sul gas. Altro appuntamento da segnare in agenda è quello con la Bank of England. La banca centrale inglese pubblicherà i verbali dell'ultima riunione, in cui si potrà vedere il tono della discussione tra i membri del Consiglio su un possibile rialzo dei tassi. Benissimo, abbiamo visto come anche questa settimana le banche centrali saranno a loro volta e ancora una volta protagoniste. Ora siamo in collegamento, abbiamo il piacere di avere il nostro graditissimo ospite, Marco Tosoni, trader bresciano che recentemente ha lanciato una propria trading room, la casa del trader per l'appunto. Ciao Marco, benvenuto per la prima volta a Borsa in Diretta TV. Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, allora dimmi un po', su cosa hai operato in questo avvio di settimana? Ma io in questo momento diciamo sto più che altro osservando quello che sta accadendo, perché per come opero io non ho dei segnali chiari, quindi sto principalmente guardando cosa accade. Come operi tu? Sto concentrando la mia attenzione sul DAX. Ok, per chi non ti conoscesse, come operi tu? Ma allora io opero in maniera molto semplice, mi aiuto con bande di Bollinger e con RSI, quindi uso strumenti semplici e piuttosto classici. Quello che sto aspettando, ecco, è di vedere l'evoluzione, perché in questo momento ovviamente abbiamo avuto il DAX che ha segnato un massimo storico pochi giorni fa, e quindi quello che mi piacerebbe vedere sarebbe un piccolo storno, un test magari di area 9780-9790, per vedere appunto se c'è uno spazio ancora per rientrare long per una nuova ripresa. La mia idea è che magari in questi giorni ci possa essere un pochettino di pressione. Posso farti alcune domande tecniche? Hai parlato di bande di Bollinger, a quanti periodi le setti? E soprattutto, allora, con che grafico fai trading? So che il DAX tu lo segui molto, in particolar modo DAX Future. Su che time frame fai trading e a quanto setti le bande di Bollinger? Allora, per quanto concerne le bande di Bollinger, le utilizzo sempre comunque a 34 periodi, quindi un po' più ampie rispetto, diciamo, alla norma. Mentre invece per quanto riguarda i time frame operativi, ne controllo parecchi, nel senso che sul DAX posso operare con più diciamo modalità. Posso fare trading sul daily o posso fare trading addirittura anche fino a un minuto. Ah, quindi, viva lo stress, diciamo, fino a un minuto, cioè immagino la tua ragazza che non ti deve circolare nei paraggi quando stai tradando il DAX a un minuto con la volatilità che c'è sul book. Ma in realtà la mia ragazza sa fare trading anche lei, quindi non è un grosso problema. Ah, sei un ragazzo fortunato allora! Sì, diciamo che quando ho dei segnali interessanti, come potrebbe essere ad esempio l'area di 9780, mi piace considerare anche il time frame daily, e secondo me lì ci potrebbe essere l'opportunità di fare un'operazione di 2-3 giorni con target interessanti. Cioè, l'idea che vorrei portare avanti è appunto di provare ad entrare su 9780 per andare a vedere un nuovo massimo storico. Perfetto, cioè sostanzialmente tu dici entrare sui valori di metà del mese di maggio
Non, sì, non in area 9710, 9720, dove invece erano stati segnati i top a cavallo, diciamo, fra il 24 di febbraio e quelli del 4 di aprile, e da lì provare a vedere se l'indice tedesco sarà in grado di oltrepassare i massimi. Ricordiamo, massimi storici registrati a 10.033 punti il 10 di giugno. Esatto. Esatto, cioè una proiezione interessante di prezzo potrebbe essere sui 10.200 punti, e quindi appunto andrebbe valutato l'eventuale test di questo supporto 9.780 come opportunità per rientrare in posizione. Perché appunto se si osserva il grafico, magari guardando anche l'RSI, come lo setto io a 5 periodi, si può vedere che appunto il livello di ipervenduto che io setto con un valore di 20, ogni volta che è stato toccato ha dato una pronta risposta e un pronto rimbalzo. Questo perché comunque stiamo parlando di un trend rialzista che in questo momento è assolutamente intatto e che quindi un trader ha il dovere di provare a cavalcare ancora. FTSE MIB lo segui? FTSE MIB lo seguo, però ecco, diciamo, dal punto di vista dell'indicatore RSI ha un attimino di forza relativa in più in questo momento, e quindi diciamo, per come opero io, è un po' più lontano dal darmi un possibile responso operativo, e quindi in questo momento tendo a vedere più prossimo a un'eventuale operazione sul DAX. Quindi mi stai avvalorando il risultato del sondaggio della scorsa settimana, quando appunto avevamo chiesto agli utenti di Finanza Online di indicare il paniere che a loro avviso era più forte, meglio impostato tecnicamente. La stragrande maggioranza, oltre il 66%, aveva indicato FTSE MIB. Anche tu adesso mi stai di fatto indicando questo scenario, ho capito male? Sì, è esattamente quello che ci dice la struttura tecnica. È quello che ci dice, e quindi dobbiamo considerare, tenere in considerazione questo. Io poi, come diciamo, come termometro di quello che può essere il FTSE MIB, utilizzo anche lo spread tra azimut e mediolanum. Ecco, questo è interessantissimo. Mi era capitato in un'occasione di appunto sentire tu che parlavi di questo indicatore. Lo puoi spiegare ai nostri utenti? Sì, certamente. Allora, diciamo che è uno dei concetti che ho preso quando lavoravo in banca, e ovviamente quando si ha un trend rialzista piuttosto marcato, è normale che i titoli che hanno a che fare con aziende che fanno raccolta di risparmio gestito debbano essere titoli capaci di fare delle performance importanti. In particolare poi Azimut, essendo una società meno capitalizzata di Mediolanum, in fase di espansione del trend devono sovraperformare. Quindi dovremmo attenderci, diciamo, Azimut brillante e Azimut migliore di Mediolanum in un mercato rialzista, e viceversa in un mercato ribassista. Quindi in un mercato ribassista un Azimut più debole. Adesso sono andato per gli utenti a casa a recuperare il grafico giornaliero di Azimut. Vediamo come la scorsa settimana, perché è un titolo di cui ne avevamo parlato anche in occasione della passata puntata, vi era stata una progressione di forza con una forte accelerazione oltre le resistenze dinamiche decrescenti tracciate con la trend line del 27 di maggio con quella del 2 di giugno, accelerazione avvenuta il 5 di giugno scorso. Ecco, diciamo che il trend sembra tornato nuovamente negativo, impostato al ribasso, dopo aver segnato un top il 10 di giugno a 21,74. Scusa se ti ho interrotto, era per descrivere il grafico anche a casa. Ci dicevi appunto un indicatore che è entrato a usare in banca, Azimut, da tenere d'occhio come indicatore di performance in fasi espansive, viceversa come indicatore di vendita, come sotto performance rispetto a Mediolanum in caso di mercati discendenti, giusto? Esattamente, quindi appunto il fatto che da aprile ad adesso Azimut stia perdendo un po' di forza, bisogna usarlo come potenziale campanello d'allarme. Che cosa vuol dire? Non vuol dire certo che il trend sul FTSE MIB sia finito, ma bisogna appunto
controllare che comunque Azimut sia in grado di tenere il supporto che è stato generato a maggio intorno a 18,50, in quell'area lì deve assolutamente tenere. Un recupero di brillantezza di Azimut secondo me sarebbe un ottimo indicatore per una eventuale evoluzione rialzista delle prossime settimane. Sì, è un titolo che veniva peraltro da una corsa impressionante, cioè se vediamo proprio, andiamo a vedere il grafico, è davvero impressionante la corsa che ha fatto. Se guardiamo quello che ha prodotto, se guardiamo ciò che ha prodotto dal 2009, si tratta di una performance credo che sia superiore anche all'800%, qualcosa di strepitoso. Ti dirò, io banalmente sono andato a prendere i minimi del luglio 2011, magari ho sbagliato di qualche centesimo perché l'ho fatto con un grafico comunque compresso, la performance da allora è nell'ordine del 558,98%, un 109% esatto. Annualizzato, insomma. Sì, la cosa interessante poi è che, ad esempio, se si va a vedere quello che è successo durante la crisi subprime, cioè se noi abbiamo avuto i mercati, i principali indici che hanno iniziato a reagire dai minimi nei primi giorni di marzo del 2009, si può vedere chiaramente che Azimut invece ha costruito un doppio minimo tra novembre 2008 e marzo 2009. È vero. Quindi anche lì è andato ad anticipare leggermente quella che poteva essere la situazione. Quindi io devo comunque tenere da conto il fatto che comunque Azimut possa anticipare il mercato. Quindi se è così e Azimut ha anticipato il mercato, se vedrò Azimut andare a cedere sotto 18,50, magari l'operazione sul DAX a rialzo 9780 non la farei. Non la porterei a termine. Perfetto Marco, guarda, sei stato davvero molto interessante, ci hai regalato alcune perle di saggezza per i trader a casa, proprio anche questo segnale anticipatore che può essere legato alle performance di borsa di Azimut e di Mediolanum. Che dirti? Guarda, sarà un piacere averti prossimamente in collegamento. Intanto ricordo a tutti che chi volesse conoscerti di persona e vedere i servizi che offri la tua sala trading, basta che ti venga a trovare appunto la Casa del Trader a Brescia. Ciao Marco! Esatto. Ciao Riccardo, buona ciao Marco a tutti. Nevia, uno degli argomenti indubbiamente più interessanti, discussi, anche sotto certi aspetti di vista comunque molto articolato nell'ultima settimana di borsa, è stato quello degli aumenti di capitale al di là delle vicende legate nello specifico a MPS, quello che possono essere stati anche gli errori di Borsa Italiana nel calcolare comunque le quotazioni, i corsi del FTSE MIB. Una domanda che mi ponevo e come me la pongo io, penso che se la possono porre anche a casa, è: cosa succede a un certificate che ha un sottostante o un titolo sotto, sotto aumento di capitale? Sì, allora questi sono, diciamo, l'aumento di capitale diciamo, ricade nella grande tipologia degli eventi sul capitale, le cosiddette corporate actions, che includono aumenti di capitale, split di azione, non so, il caso di Apple, piuttosto che fusione o dividendo straordinario. In tutti questi casi diciamo, ci sono delle regole di borsa che prevedono diciamo che tutti questi che i valori dei certificati vengano rettificati proprio per neutralizzare l'eventuale effetto negativo. Come vengono rettificati? Beh, non si fa altro che prendere i valori ufficiali di rettifica che vengono dati dai mercati ufficiali, per esempio Idem o Eurex, e continua a bloccarsi il video. I valori iniziale, la barriera, il bonus, il cap, diciamo, tutti i valori di riferimento del certificato. Questo proprio per neutralizzare l'effetto. L'investitore che volesse controllare potrebbe andare sul nostro sito quotidiborsa.com, il giorno successivo rispetto alla corporate action troverà nella scheda, diciamo, di dettaglio del certificato i valori aggiornati, quindi valore iniziale, barriera, bonus, gap, piuttosto che il multiplo se impatta, e nella documentazione diciamo, di riferimento del certificato troverà una notice aggiuntiva, che è la notice ufficiale che noi mandiamo anche a borsa, che viene pubblicato anche su Striborsa, che riporterà il vecchio valore iniziale e il nuovo, il vecchio valore della barriera e il nuovo, quindi tutto molto trasparente. Di fatto questo meccanismo è un elemento che permette agli investitori di essere salvaguardati. Esattamente, l'obiettivo è tutelare da eventuali effetti negativi.
Questo vale eventualmente anche per chi avesse un certificate, diciamo, reverse, dunque quelli che danno il loro meglio nel ribasso. Cioè non è che l'investitore può venire a fare il furbo dicendo so che l'aumento di capitale è molto dilutivo, il prezzo scenderà molto perché di fatto voi andrete ad aggiornare anche quei valori lì. Perfetto, guarda, già che ci sono, volevo porti una domanda da Antonio Ferrara, è arrivata nel corso della settimana. In particolar modo, nelle ultime puntate abbiamo parlato dei certificati a leva 7. La domanda di Antonio Ferrara è abbastanza semplice ma lineare, ossia, è vero, nei momenti di rialzo i certificati a leva 7, presumo in questo caso intenda la versione long, moltiplicano per 7 le performance del sottostante. La moltiplicazione della performance avviene anche in senso negativo? Sì, la moltiplicazione della performance avviene anche in senso negativo, quindi se diciamo Antonio Ferrara. Sì, ha comprato un leva 7 long, nel caso in cui diciamo, abbia sbagliato e invece il mercato scenda, non farà altro che moltiplicare per 7 le perdite. Quindi diciamo, il mancato guadagno si trasformerà in un'effettiva perdita. Ricordo che però con questo tipo di prodotti non è possibile perdere più del capitale investito. Quindi non è come i future che talvolta in caso di apertura in gap contrario alla propria posizione, dunque in gap ribassista per i long e in gap rialzista per gli short, possono portare a dover ancora aggiungere ulteriore... Tutti questi prodotti, che siano leva fissa, turbo o mini future, nascono proprio con l'obiettivo l'investitore privato, e quindi con l'obiettivo di dare in mano all'investitore privato uno strumento che potenzialmente ha i benefici di un future, però non sconta... È un po' meno rischioso. ...i rischi, esattamente. Perfetto, grazie Nevia. Adesso dovremo avere in collegamento, mi dicono, è finalmente Biagio Milano. Biagio, mi confermi che ci sei? Ci sono, buongiorno ragazzi. Oh, che piacere, guarda, è stata veramente un'impresa sentirti oggi. Mannaggia, non so come mai, perché qui abbiamo la fibra ottica 100 mega, è stranissimo ciò che accade. Io comunque vi sentivo benissimo, riuscivo a vedere benissimo il video, ma magari qualche problema si serve, non ho idea veramente. Guarda, magari è semplicemente la nostra invidia, perché sappiamo, per chi non lo sapesse, che sei a Malta a prenderti il sole al caldo, mentre qui a Milano il tempo è un po' tornato così. Ho visto, comunque abbiamo avuto, come ben sanno anche gli ascoltatori a casa, dei problemi con la Wind negli ultimi giorni, diciamo, ci hanno fatto penare. Andremo a scoprire prima o poi cosa ha avuto la Wind. Entriamo dal punto di vista prettamente operativo, Biagio. Che ne dici? Andiamo a farci una visione d'insieme con te, con il FTSE MIB, con le tue attese? Quali sono i livelli della settimana da monitorare, se ci sono stati segnali che ti sono entrati proprio nel corso della prima giornata? Partirei dal FTSE MIB. Sì, allora, anzitutto la volta precedente in cui ci siamo sentiti, cioè lunedì passato, avevo detto di non rimanere long sull'indice perché sarebbe stato pericoloso, in quanto mi aspettavo una discesa breve, e così è stato. Infatti dai 22.570, che avevo detto essere area fondamentale, siamo scesi fino a 21.910. Questa la considero come un livello di supporto per il momento, e sta reggendo, di supporto di breve, che potrebbe fare rimbalzare l'indice come è avvenuto, per cui il pericolo dovremmo averlo sotto questo livello, e a quel punto, se dovessimo rompere a ribasso area 21.915, sicuramente vedremmo subito un'accelerazione verso i 21.670 e poi a conclusione verso i 21.2 di indice. Domanda, Biagio, da ignorante, lo ammetto. Ok, adesso c'è evidente, anche da casa vedono proprio come il paniere stia testando diversi livelli di supporto molto interessanti. Li abbiamo anche menzionati nel corso della trasmissione. Non credi che tuttavia per invertire e fare una correzione più marcata, ricordiamo che c'è sempre un gap rialzista molto interessante da andare a chiudere, quello lasciato aperto fra il 23 e il 26 di maggio scorso, vi sia necessità di disegnare una figura di distribuzione in questo momento, magari dunque un nuovo test delle resistenze 22.5, 22.570 per poi fare la gamba definitiva di correttiva? È una interpretazione, una domanda, dimmi tu cosa ne pensi. No, io innanzitutto non vedo nessun gap al rialzo, forse si tratta di un lap, ma non... No, un gap tra il 23 maggio e il 26 di maggio, che è bello grande, è quello registrato in occasione della,
dell'esito delle elezioni europee. Ah, ma tu stai parlando europee. Al ribasso? Sì, sì. Questo... Ah, ribasso, sì, no, pensavo al rialzo, avevo capito che c'era stato un gap al rialzo, non lo vedevo questo gap al rialzo. No, nessuno lo vedeva. No, assolutamente sì, ma io penso che alla fine il mercato andrà quasi vicino alla chiusura di quel gap, che si trova in area 20 e 28 e qualcosa, se non sbaglio, 28 e 70, una cosa del genere. Sì, guarda, te lo dico con precisione, 27,56. Sì, perfetto, sì. Avrà prima da sudare perché troverà un supporto interessante in area 29. 29 sarà il primo supporto interessante dal quale il mercato, secondo me, farà un rimbalzo tecnico fino all'area dei 21,2 e poi successivamente andrà a chiudere il gap in area 20,27 andando magari direttamente al test dei 26,50, 27,20. Per cui quello che mi aspetto è una discesa intanto fino all'area 21,700 punti, 21,675 come detto prima, sull'accelerazione, ovvero sia una volta che il nostro mercato lascerà area 21,915, quindi subito 21,915, immediatamente c'è 21,675. Subito dopo, se si abbandona anche questo livello di supporto in area 21,670, 21,675, il mercato dovrebbe accelerare subito verso area 21,2 e poi immediatamente verso 20,9, dal quale seguirà un rimbalzo tecnico di nuovo a 21,2 per poi chiudere il gap a 20,7. Spero di essere stato chiaro. Sei stato chiaro e precisissimo su queste indicazioni sul FTSE MIB. Volendo invece andare sui singoli titoli di Piazza Affari, che ne dici? Sì. Andiamo a vederci Intesa San Paolo come grafico. So che comunque è una delle banche più grandi in Italia, uno dei titoli più tradati e più seguiti a Milano e comunque per quanto riguarda l'intero mondo del trading in Italia. Cosa ci puoi dire su Intesa San Paolo? Allo stesso modo, visto che c'è una correlazione interessante tra Intesa San Paolo e il nostro indice, anche Intesa è attesa al test dell'area dei 2,44,2 che avevo segnalato essere un supporto 2,44, dove infatti è andata a testare proprio lo stesso in settimana, nella settimana passata e anche oggi stesso ha fatto 2,44,4, quindi si è praticamente avvicinata. Sesta seduta consecutiva in rosso per Intesa, peraltro. Dopo aver fatto segnare i nuovi massimi dell'anno il 9 di giugno, è inanellato 6 sedute di fila al ribasso. Sì, ma quello è stato un inganno dal punto di vista tecnico, il rialzo è stato un inganno perché era stato prodotto tra l'altro senza volumi, quindi a mio avviso era stato soltanto un inganno dal punto di vista tecnico, la rottura del massimo precedente, anche perché bisogna anche capire che correlando l'indice al titolo, l'indice per esempio non aveva violato affatto l'area dei 22,570, 22,630 e quindi di conseguenza stava perdendo forza e acquistando debolezza ed è logico che un titolo come Intesa San Paolo che ha molta rilevanza sul paniere italiano non poteva acquisire di per sé forza se gli altri bancari magari si indebolivano e infatti poi si è indebolita anche Intesa San Paolo e io credo che Intesa San Paolo andrà anche direttamente, visto che mi attendo alla chiusura di questo gap del nostro indice, al test di area 20 di area 2,30 2,29 2,32 il primo livello interessante dove c'è tra l'altro il gap da chiudere e quindi bisogna questa volta lo vedi anche tu. Sì, lo vedo anch'io da Malta, si vede molto molto bene e credo che alla fine se il mercato andrà dove penso, cioè a livello precedentemente detto, anche Intesa San Paolo non potrà che tornare verso area 2,30-2,32. Direi di stare molto attenti alla rottura proprio di questo livello segnalato prima, cioè 2,44, perché 2,44 rappresenta uno spartiacque tra, e così come anche 21,9 e 15 per il nostro indice rappresentano entrambi due livelli che si sono spartiacque tra la prosecuzione di un ribalto tecnico e invece un'inversione di breve del trend. Biagio, ho una domanda tecnica per me... di spessore da porti. Assolutamente, sono qua. Ma a Malta, per i mondiali, chi tifano? Sappiamo che adesso abbiamo la Germania che sta giocando contro il Portogallo e sta vincendo 1-0. A Malta siamo un po' divisi perché ci sono italiani e inglesi, quindi il tifo è per metà italiano e per metà inglese. Com'era il clima domenica?
Ottimo. E qua negli uffici c'è sempre lo spottò da parte delle persone che sono magari italiane, perché poi mettono anche la suoneria con l'inno di Mameli se vince l'Italia contro l'Inghilterra, e viceversa succede il contrario se vince l'Inghilterra contro l'Italia, ma adesso non succede da un bel po' di tempo, perché poverini gli inglesi, noi siamo diventati la loro bestia nera. Bon, ritorniamo sul mondo invece del trading. La puntata, sì, come sai, l'abbiamo dedicata alle IPO. Secondo, sì, te, allora, è una domanda un po' di stampo generale, quindi esula un po' dalla tua competenza riconosciuta in tutta Italia legata al trading, ma è un buon momento per investire nei numerosi IPO che si stanno verificando e tenendo in questi giorni a Piazza Affari? Penso a Fineco, a Fincantieri, in futuro prossimo arriverà a Poste Italiane, abbiamo Cerved. È un buon momento? Ci sono stati momenti migliori negli ultimi mesi per puntare sulle IPO? I multipli sono tirati? Cosa ne pensi? Sì, i multipli sono tirati del nostro indice soprattutto, ma spesso le IPO vanno un po' per la propria strada, soprattutto all'inizio del percorso, quindi credo che per alcune IPO, a meno che la forchetta delle stesse non sia sulla parte massima, quindi sulla parte alta, per alcune IPO potrebbe essere interessante osservarne l'evoluzione. Per esempio sto pensando a Fincantieri, che è un'ottima azienda controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che sinceramente fa sempre dei grandissimi utili. Impressionante quanto è bello il rapporto di indebitamento, 0,5 il rapporto debito EBITDA di Fincantieri, non è tanto? Assolutamente, no, ma infatti è forse una delle più importanti aziende cantieristiche navali del mondo, quindi credo che questa sia un IPO da seguire. La forchetta sarà tra 0,78 e 1 euro se non erro, sì, e speriamo che si parta nella fascia bassa della stessa. E invece quella che subirà, a mio avviso, come IPO maggiore volatilità è l'IPO di Fineco. L'IPO di Fineco secondo me subirà maggiore volatilità delle tre in vista a breve. Cerved è un titolo che capitalizza molto poco e io non amo molto questi tipo di titoli piccolini sottili, quindi la lascerei stare a prescindere dalle performance che potrebbe fare, anche se è un settore di nicchia, il suo è interessante, perché non mi pare di avere intravisto imprese che fanno lo stesso tipo di business che fa Cerved, quindi potrebbe essere interessante osservarla. Una domanda secca, Biagio, proprio secca, sì, secca, secca. Dunque, nella partita fra Fincantieri e Fineco, da quando ho capito la tua preferenza va su Fineco? Su Fincantieri? Ma allora, per quanto concerne la qualità dello stesso, secondo me Fincantieri assolutamente. Beh, resta da vedere però a che forchetta, a che livello della forchetta sarà messa in borsa la Fincantieri stessa, se sulla parte alta, ovvero sia 1 euro, sulla parte bassa, ovvero sia 0,78, ma a prescindere da tutto, visto l'indebitamento, che veramente il risolto di questo titolo, di questa società, chiedo scusa, e tra le altre cose la qualità della stessa, penso che sia un titolo da seguire. Mi aspetterei che la stessa possa finire anche nel paniere dei maggiori titoli a capitalizzazione presto, fra 1 o 2 anni massimo. Biagio, una domanda da casa per concludere. Sì. La scrive, sì, Squacquerone, presumo sia di matrice romagnola. Allora, chiede le previsioni sull'andamento del titolo Snam. Snam ha fatto una bella corsa, adesso si trova sul livello interessante che è l'area 4,45-4,50 se non erro. La rottura di area 4,50 porterà il titolo immediatamente verso area 4,65 e poi la rottura di 4,65-4,67 verso area 5 euro. Prenderei beneficio tra i 4,90 e i 5 euro, mentre al ribasso c'è un supporto che è individuato verso area 4,05 euro, e quindi io porrei uno stop loss innanzitutto a 4,32 se dovessi entrare ora, e poi sotto 4,32 dovessi aprire le posizioni long, metterei uno stop sotto i 4,98 euro.
Il target è abbastanza interessante, però il titolo ha corso in questo periodo, quindi anche se ha avuto poi in due giorni uno storno molto deciso, sarei attento, perché è un titolo che sta acquisendo un po' di volatilità, per cui solo sulla rottura di 4,50 andrei magari. Beh, quindi su un breakout importante andrei sul titolo stesso. Biagio, dal mio punto di vista potrebbe essere interessante, proprio per qua, alla luce anche di quanto hai detto circa il FTSE MIB e comunque l'impostazione tecnica dei panieri in Europa, magari essere più conservativi se non si ha ancora il titolo e aspettare magari una correzione e un acquisto nell'intervallo compreso diciamo fra i 4 e i 4,20, che abbiamo visto che era un'area di sostanziale trading range che ha riguardato gennaio, febbraio e marzo 2014 per il titolo. Sì, sì, io sono completamente d'accordo con te. Io, se devo esprimere la mia operatività, cioè ciò che farei io è questo: acquisto a 4,35 con stop 4,32, 4,29. Molto stretto e speculativo. Molto stretto, sì. E con rientro a 4,10, 4,05, stop a 3,97. Questo è quello che farei io. Oppure sulla rottura dei 4,50, 4,52 acquisto long con stop 4,46, sulla forza, 4,52 long, stop 4,46 e sopra verso 4,65 prima e 5 euro dopo. Bisogna sempre ricordarsi che dove ci sono i livelli è importante comunque porre lì vicino poi uno stop. Perfetto, Biagio. Guarda, ti saluto, grazie mille, alla prossima volta che ci sentiremo. Sempre un piacere averti in collegamento quando riusciamo ad averlo. Piacere mio, grazie a voi, buona giornata. Ciao. Allora, adesso andiamo velocemente a vedere i risultati del sondaggio della scorsa settimana. Abbiamo chiesto quali sarebbero stati, a vostro avviso, i comparti che avrebbero sovraperformato meglio dopo la decisione della Banca Centrale Europea. Abbiamo visto come di gran lunga, e come era anche abbastanza logico attendersi, ha vinto il settore bancario con quasi un 63% delle preferenze dei votanti. Secondo posto per il comparto industriale 18,52, utility 7,41, tech 3,70. Andiamo ora invece a vedere il sondaggio della prossima settimana per la trasmissione del 23 di giugno. La domanda è: alla luce degli aumenti di capitale che numerose banche stanno apportando in queste settimane, quale sarà la banca che farà meglio a Piazza Affari da qui a fine 2014? Le possibili alternative sono Banca Popolare Milano, Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige che ha iniziato la propria operazione di aumento di capitale proprio quest'oggi, Banca Popolare dell'Emilia Romagna che la compierà entro fine anno, oppure nessuna di queste qui. Per rispondere vi ricordo che basta che andiate su finanzaonline.com/forum/mercato italiano, troverete un'apposita discussione nella quale potrete dare la vostra risposta. Dunque, per quanto riguarda il sondaggio, abbiamo dato tutte le indicazioni, rientrando in studio, che dire, Nelia? Buonasera, è stato un piacere averti come ospite. Buonasera e promettimi che nella prossima puntata non avremo più problemi tecnici. Questa è una promessa che cerchiamo di fare, speriamo di non essere dei marinai. Buona serata a tutti. Buona serata. We'll be right back.